la ricerca, quella di base, questa è una cosa di fondo, cioè la ricerca di base è quella effettivamente che si fa in laboratorio, è tutta controllata, non sempre però i risultati sono poi applicabili. E questo è uno dei limiti dell'accademia e dell'università, perché molte volte si pubblica perché c'è l'esigenza di pubblicare, l'ha messo in rilievo anche stamattina il professor Schena. La carriera dei docenti è legata abbastanza alla quantità di cose che producono su quelle riviste, sulle riviste che vi faceva vedere Manno stamattina. Quindi pur di pubblicare si scrive, si fa ricerca e anche su cose piccole si fa ricerca di base. Il passaggio poi invece è quello di andare sul campo. Il campo crea problemi pratici e quindi a volte non si riesce a tenere sotto controllo tutto. Il fattore umano non si riesce a tenere sotto controllo, cioè la persona, per quanto uno programmi un setting anche il più severo possibile, a volte non si riesce a controllare tutto, però i risultati sono applicabili perché partono dal campo e restano dal campo. La cosa non è così semplice, io vorrei anche darvi dei flash. Una delle cose che sto facendo molto da molti anni, anche in collaborazione con la scuola, è la formazione dei tecnici. I tecnici sono le persone con cui i ricercatori si devono relazionare per fare ricerca sul campo. Non solo i tecnici, ma anche gli staff dirigenziali, gli staff della federazione, gli staff delle società. Quindi è un'interazione che va costruita. Di per sé la ricerca è finalizzata alla risoluzione di problemi, nello sport questi sono gli ambiti su cui può avere senso fare ricerca. Questioni controverse, e qui apro un flash che poi riprenderò anche successivamente. Il problema delle questioni controverse è che molto spesso riguardano la tecnica, cioè non riguardano soltanto le metodologie di allenamento, ma riguardano aspetti tecnici. In diverse federazioni, nella formazione dei tecnici, io ho visto scontri, ma anche forti da qualche volta, su correnti di pensiero, sulla tecnica. Ma anche a livello nazionale, cioè, ci sono federazioni in cui ci sono gli stranieri, oppure a scuole ci sono tecniche diverse e vengono chiamati gli allenatori in funzione della concezione e delle convinzioni di chi chiama gli allenatori, ad esempio. Cioè non è così semplice il discorso nelle federazioni e nelle società sportive. Anche nelle società sportive è il presidente che sceglie gli allenatori, assieme al general manager, nelle squadre di calcio, nelle squadre professioniste. Allora quell'atleta mi piace, quell'altro no, quell'allenatore mi piace, quell'altro no. A volte anche su base così istintiva. Quindi la questione, secondo me, nello sport ci sono ancora oggi molte questioni aperte sulla tecnica. Io poi mi sono sentita anche con Dario Dalla Vedova che si occupa di biomeccanica, no? Perché i modelli tecnici ideali non è così semplice farli, a volte vengono fatti sulla base degli atleti di alto livello. Mi ha fatto vedere Dario un testo in cui tutta la tecnica dei tuffi è stata fatta sull'esecuzione di un tuffatore, Luganis, di un unico, lui siccome è stato grandissimo, è stato quello migliore di tutti, allora quella è la tecnica ideale. Non è così, non è così. Ecco, quindi sugli aspetti tecnici dentro alle federazioni ci sono problematiche, a volte poi le scelte degli allenatori nell'alto livello, a volte sono scelte politiche, nel senso che a seconda, mi diceva un consigliere federale di una federazione che per lui chiamare uno straniero è stato risolvere un problema con gli allenatori italiani. Cioè, sono motivi che condizionano poi tipologia di allenamento, tipologia anche di scelte di tipo tecnico. E a seconda dell'allenatore che viene, io ricordo dove c'erano i coreani, ad esempio, c'è stato un periodo in cui, lo dico nel tiro con l'arco, c'erano i coreani, nella scuola coreana tutti si devono alzare alle 5 per andare a correre. Ecco, gli atleti erano una cosa, le ragazze soprattutto, capito, serve correre a quelli del tiro con l'arco? Probabilmente sì. Però serve che tutte le mattine si alzino alle 5 per andare a correre, ecco questo forse. E questo siamo a livelli nazionali, quindi siamo ad alti livelli. L'altra cosa è verificare di teorie, la verifica di teorie, anche questo è ancora aperto. Io poi vi presenterò uno dei nostri lavori di ricerca che stiamo facendo attualmente, è proprio la verifica di un modello di intervento che ci ha portato a postulare, sull'intuizione di Robaccia, ci ha portato a postulare un certo approccio per intervenire con gli atleti di alto livello. Per cui abbiamo messo in piedi una teoria. Nella teoria, quando si mette in piedi una teoria, si fanno delle ipotesi e che poi bisogna verificarle.
Poi bisogna andare a vedere se le ipotesi stanno in piedi o no. Le teorie a volte sono affascinanti, però dovrebbero essere verificate. Non possono restare come bei pensieri, per le teorie ci vogliono anche intuizioni, e queste gli allenatori le hanno avute a volte. Gli allenatori a volte hanno delle intuizioni molto forti, però gli manca poi magari la possibilità di verificare quello che hanno pensato. Ovviamente c'è il tentativo di migliorare la pratica attuale. Dal punto di vista concreto, l'intervento è quello poi di migliorare le modalità di allenamento, la formazione, continuamente essere disposti a confrontare la nostra esperienza con quello che ci dice effettivamente la ricerca. Le esperienze individuali non fanno mai testo, anche se magari effettivamente sono il fondamento di qualcosa. Però in realtà l'esperienza individuale è importante, perché per ognuno di noi a volte è la propria vita, magari ci abbiamo investito tutta quanta la nostra esperienza, però non fa testo. E questo è uno dei problemi, per cui poi vi farò vedere ad esempio tre elementi specifici dove la scienza dice una cosa, dove da un po' di anni con Claudio stiamo passando dai corsi di allenatori, ma le ricadute sono sì e no secondo me. Qualcuno si entusiasma e si accende, qualcuno lo prende come informazione, magari ci fa anche l'esame di un corso federale, però poi resta lì, non modifica la sua modalità di allenamento. La formazione obsoleta degli allenatori, obsoleta è una traduzione, nel senso che a volte gli allenatori si formano, se però poi non si aggiornano continuamente non si va avanti. Questo succede anche per gli insegnanti di educazione fisica. E io posso aver fatto anche l'ISEF, ho finito nel 78, ma se dopo mi fossi seduta, avessi fatto il mio tran tran, avessi lavorato, è logico che sarei rimasta molto indietro. Da allora sono andate molto ma molto avanti le cose. Quindi c'è una necessità di continuo aggiornamento, di seguire. Poi è logico che quando la vita ti prende, fa il mestiere, magari cominci a leggere solo cose molto specifiche, solo cose molto tecniche. In realtà bisognerebbe tenere aperta la necessità di mantenere anche, di vedere che cosa sta succedendo ogni tanto nel mondo. E poi il fatto che la pubblicazione dei risultati di ricerca avviene su riviste scientifiche molto specialistiche. Ecco, questo è il problema dell'accademia. Anche noi le cose migliori le abbiamo scritte in inglese su riviste altamente scientifiche. A volte, personalmente, perché sono un idealista, cerco di scrivere anche in italiano, ma so che per la carriera accademica non mi vale niente. Lo faccio perché mi sembra brutto che i colleghi non sappiano, anche nell'educazione fisica. Ci sono anche riviste scientifiche, qui stiamo parlando di sport, ma ci sono riviste scientifiche sull'educazione fisica, su modalità di gestione della classe in modo efficace, anche in funzione dei tempi di lavoro. Ecco, quindi anche queste, cioè, se finché resta in un giro molto stretto, molto scientifico, non arriva. E però ci dobbiamo consolare, perché ad esempio in ambito medico ci vogliono dai 10 ai 20 anni di tempo perché la ricerca di laboratorio diventi pratica quotidiana. Il campo medico, che è uno di quelli dove è più facile far passare tutte le cose, perché è la salute, figuratevi il mondo dello sport o comunque del motorio. Quindi c'è questa difficoltà di passare da quelli che sono i risultati di livello. Io poi mi occuperò di ricerca di tipo psicologico. Ecco, qui il discorso è un po' diverso per l'istituto, perché sono le federazioni che si rivolgono direttamente ad un centro di ricerca che è dentro già la logica, diciamo, dello sport. Però in realtà altrimenti ci sono una serie. I limiti temporali, ecco, ne abbiamo provato, ci sono dei periodi prima delle Olimpiadi in cui gli atleti non si toccano, non si può fare niente, cioè bisogna aspettare, oppure le gare, cioè ci sono degli aspetti legati al tempo, alla disponibilità degli atleti che condizionano a volte anche la possibilità di fare ricerca con loro. La resistenza, atleti, allenatori, staff dirigenziale, ecco, quindi il mondo dello sport è un mondo che a volte è abbastanza chiuso. A volte è chiuso anche per gli atleti oggi. A me un po' dispiace, perché una volta lo sport dava a noi la possibilità di uscire, di girare il mondo, di vedere. In nazionale mi hanno portato a vedere musei. Oggi, per motivi economici, ci sono ragazzi, atleti che girano il mondo e hanno visto solo campi sportivi. Ed è un peccato, cioè, perché anche il problema è che tu vai, una volta si partiva tutti insieme la squadra nazionale. Si stava via 15 giorni, quindi c'era anche una dimensione relazionale. Oggi tu vai esattamente il giorno della tua gara, il giorno dopo riparti.
quando si viaggia, e questo però è generazionale, li vedi tutti, io ho fatto di quelle cantate con la chitarra nel pullman, oggi sono tutti con le cuffiette singole, tutte al più hanno una cuffietta in due, ecco, però è anche una dimensione di crescita. Ad esempio io sto collaborando con la Nazionale Juniores, quindi con ragazzi dai 14, 15, 19 anni sempre in tirassegno. L'aspetto educativo per me è molto forte, eh. È vero che c'è la prestazione, ma davanti hai degli adolescenti, a volte parlo anche di scuola, perché se uno mentre spara sta pensando che domani ha il compito e che non ha ancora finito di studiare, non può sparare bene. Cioè, ci sono altri aspetti che condizionano a volte anche la prestazione. E poi situazioni ambientali, quindi anche dove si allenano, a volte ci sono centri federali, a volte vanno da un'altra parte perché il clima è buono, cioè ci sono tutta una serie di difficoltà che si possono incontrare. Qualcosa avete già visto stamattina, io anche ho visto delle cose che non conoscevo molto belle rispetto alle tecnologie, agli alti livelli di ricerca scientifica, ho visto a Cantalupa la macchina che lancia le frecce, l'ho vista che infatti... E quelli sono gli ambiti, fisiologia, biomeccanica, metodologia dell'insegnamento e psicologia. E da questo però, ad esempio, alcune considerazioni prima di farvi vedere. La prima è che gli atleti di alto livello sono unici. Non sono modelli generalizzabili. Ai miei tempi gli allenatori si tenevano i programmi di allenamento. E allora si andava a cercare di copiare i programmi di allenamento degli altri, riuscire ad avere in mano il programma di allenamento di una capacità motoria. E anche le ricerche di biomeccanica stanno dimostrando, mi diceva Dario, questo aspetto qui, che non esiste una tecnica univoca, perché l'atleta è unico e può solo adattare la sua tecnica, la tecnica alle sue caratteristiche. Fra l'altro sono negli anni 70, io facevo salto in alto, gli uomini saltavano il ventrale, c'erano due stili, in genere il ventrale dove c'era Brummel allora, oppure le donne in genere facevano sforbiciata perché il ventrale era un salto che richiedeva forza, molto lento, 7-9 passi di ricerca, io facevo ventrale come altre ragazze facevano ventrale. Ho passato, andava di moda la biomeccanica, l'atletica è stato uno dei primi sport in cui l'analisi della tecnica veniva fatta. Ho passato dei pomeriggi interi a Formia, col professor Placanica, a misurare gli angoli dei filmati, dei caricamenti di Brummel, caviglia, ginocchio, anche gli anticipi, le spalle. Quindi passato, e poi arriva Fosbury. L'anno dopo è arrivato Fosbury, ha distrutto anni e anni di lavoro sui filmati di Brummel. La maggior parte, chi faceva sforbiciata, qualcuno di voi non sa neanche che cos'è, magari saltando sforbiciata, è passata al Fosbury, qualcun altro è rimasto al ventrale. Questa è la tecnica però. I cambiamenti dei materiali, le racchette nel tennis tavolo, i cambiamenti, le aste nell'atletica, le aste. Cioè il passaggio dei materiali modifica completamente la tecnica, quindi noi anche a livello tecnico dove ci sono materiali siamo sempre nella situazione che è quello che in quel momento ci può andare bene con quei materiali e con quegli atleti anche. Comunque è difficile prendere come modello l'atleta forte ed è quello che viene fatto, eh. In genere si tende a prendere come modelli gli atleti più forti, se la maggior parte di loro fa così vuol dire che funziona così, perché l'aspetto interessante è che non tutti gli atleti forti hanno la stessa tecnica. Cioè anche lì ci sono tecniche a volte diverse e poi a volte mi sento dire dagli allenatori ma la maggioranza fa così. Almeno quando tu devi impostare un atleta poniti il problema che ne hai due di tecniche, hai due possibilità. Fai una verifica, non scegli perché non sai sul tuo atleta come potrebbe essere. Ecco, non fare una scelta di tipo mi piace questa tecnica qui. E un altro aspetto interessante è questo, che la maggior parte dei lavori di ricerca con l'alto livello, e l'alto livello si intende quelle che vanno ai campionati mondiali e alle Olimpiadi, sono state pubblicate su riviste di ambito medico. Perché i medici sono una forte presenza nello sport, perché ormai davvero allenare un atleta vuol dire conoscere i principi di fisiologia, quindi questo. E in ogni caso già prima c'erano i medici nello sport, perché nello staff c'è sempre stato anche un medico che serviva magari per gli infortuni, inizialmente aveva un altro ruolo, oggi ha una,
un ruolo molto forte nella, anche nell'aspetto invece della fisiologia dell'esercizio e della teoria dell'allenamento. Fra l'altro a Chieti Robatti è stato coinvolto in una ricerca dagli endocrinologi, dove lui ha inserito una parte delle emozioni, ma c'era tutta una serie di valutazioni di tipo ormonale sul Teramo, quindi una squadra che allora giocava in Serie A. Quindi collegata, hanno monitorato tutto un periodo. Allora la cosa interessante è che gli unici risultati significativi sono stati quelli sul versante psicologico. Gli unici dati significativi, e c'era tutta un'equipe di medici che ha valutato dei parametri di tipo fisiologico. Quindi i dati significativi sono poi stati quelli di tipo psicologico. È più difficoltà fare ricerca quando la ricerca va a toccare tematiche che possono toccare aspetti legati alla tecnica, quindi la metodologia dell'insegnamento delle tecniche. Ma anche la biomeccanica può avere difficoltà, perché la biomeccanica comunque cerca di capire, a volte i risultati della biomeccanica possono essere diversi da quello che pensava l'allenatore. Quindi quando si parla di tecnica, in questo senso il mondo dello sport un po' si difende, io credo, rispetto alla tecnica, perché è l'unica peculiarità vera del mondo dello sport, perché sulla teoria dell'allenamento effettivamente c'è l'ambito medico, attrezzature e materiali c'è la massima disponibilità a fare ricerca, su attrezzature e materiali non c'è problema. Sulla tecnica è un po' più problematico, perché è la peculiarità stessa di uno sport, quello che caratterizza una disciplina sportiva sono le sue peculiarità di tipo tecnico. E quindi quando si parla di come si insegna la tecnica non è facile, ecco, poi l'osservazione che viene fatta in genere è: ma tu non vieni da questo sport. Io molte volte mi sono sentita dire, perché il nostro sport è diverso. Ma vi sapeste da quanti tecnici di quanti sport il loro sport è diverso? E perché il nostro è particolare, perché il nostro è lo sport più completo. Questa poi è una cosa. L'anno scorso sono stata a un convegno, adesso farò ridere Valentina, ma insomma è il mio direttore tecnico, devo stare attenta a quello che dico. Mi chiamano a un convegno sullo sport per le armi, chiedendomi di fare un intervento su aspetti educativi degli sport delle armi. Allora mando una sintesi e il responsabile mi riscrive dicendo: mi sono permessa, gli ho detto se hai delle osservazioni fammele, mi sono permessa, mi ha detto lui, di correggere alcune cose e di aggiungere quelle cose. Allora la cosa che aveva aggiunto è che ha qualcosa in più. Allora io ridendo gli dico: a me veramente sembra che abbia qualcosa in meno, sono fermi, non c'hanno il movimento. Quindi, allora poi però mi ha stimolato, perché davvero mi sono chiesta che cos'è poi allora l'aspetto educativo al di là del controllo della motricità. E in realtà anche stando con i ragazzi c'è un aspetto fortissimo che ha il tiro a segno, che è quello dell'autocontrollo. A volte è più difficile stare fermi che muoversi. Quando uno è in tensione è più difficile stare fermi, che controllare un movimento, che muoversi in maniera dinamica. Fra l'altro l'autocontrollo mi ha portato alle neuroscienze, ho trovato un filone di ricerca, poi se si comincia ti si apre un mondo rispetto a veramente tanti hanno scritto di tante cose che se non abbiamo occasione non sappiamo. Mi ha portato tutto un ambito su come si sviluppa l'autocontrollo, la dimensione emotiva dell'autocontrollo. L'autocontrollo lo insegnano i genitori e i figli, creando situazioni emotivamente forti per loro e standogli vicino, facendogli affrontare situazioni emotivamente forti non con l'aiuto, ma con la vicinanza di un aiuto che ti supporta. Ho trovato un discorso che ha le ricadute fortissime sulla scuola e sulla famiglia. Allora un buon autocontrollo vuol dire che previene i comportamenti devianti negli adolescenti. Perché se tu hai autocontrollo, quando il tuo compagno ti dice, un tuo amico ti dice, ti tira dentro in una situazione di quelle a rischio, dici no. Perché hai, quindi effettivamente l'aspetto dell'autocontrollo, della sicurezza, lì dopo, fra tutti gli sport con le armi, il tiro a segno è l'unico ancora che ha un'arma vera. Perché il giavellotto, il tiro con l'arco, la spada, il fioretto, sono armi. È l'unico che ha un'arma, che effettivamente è ancora un'arma. E quindi c'è un discorso forte di responsabilizzazione dei ragazzi, di controllo della sicurezza e anche di autocontrollo. Come poi anche gli sport di combattimento ce l'hanno, I pugili. Tu hai le mani e i piedi che ti diventano delle armi in mano, quindi ci deve essere dietro un grosso discorso di autocontrollo. Faccio vedere le tre cose. Questi sono tre elementi di insegnamento delle tecniche sportive
dove recentemente ci sono dei risultati sia di laboratorio che di campo abbastanza consistenti che ti dicono qual è il modo per facilitare l'apprendimento quando insegni una tecnica sportiva. Ecco, quindi è questo, ci sono delle modalità di organizzare le esercitazioni che riguardano la tecnica. Il primo riguarda l'organizzazione della variabilità, come un fenomeno. Il secondo riguarda la correzione di errori di alto livello, questo è recentissimo. Invece, la pratica è che si tende a correggere gli errori degli olimpionici come se fossero dei principianti. Discuti l'errore, gli fai vedere e gli fai ripetere 10.000 volte di nuovo la cosa. Poi questo va alle Olimpiadi e buca la tecnica. La tecnica c'è in un atleta di alto livello. Quando vengono gli errori hanno un significato diverso della meccanica del gesto specifico. Ecco, c'è una tecnica che vi dico, che c'è il riferimento, lo andate a vedere. L'altra è molto recente, questi sono lavori del 2011, dove sta emergendo un fenomeno che è molto importante, che si chiama il quiet eye, occhio fermo. Allora, dove c'è un riferimento esterno, quindi tutti gli sport di mira, dal golf, e comunque anche nella precisione, dove c'è il pallone, sembra che sia determinante il focus esterno rispetto a quello interno. E qui va contro anche a quello che insegnavo io fino adesso, perché un grosso lavoro di consapevolezza mi viene da farlo con gli atleti sulla propria accezione, sulla consapevolezza del proprio corpo, quindi focus interno, le sensazioni, i piedi, le braccia, il bacino, gli equilibri. Negli sport dove è importante la mira è prevalente un focus esterno. E c'è tutta addirittura, anche nel calcio, nei giochi sportivi, dove ci sono delle strategie, c'è tutto un allenamento comportamentale o allenamento decisionale. Quindi due modalità, questi sono lavori del 2011, che sono legati a un diverso modo di fare l'allenamento tecnico. Il primo è questo, se avete fatto qualche corso qui sulla, questa è la teoria dello schema di Smith, nel campo del motorio c'è stata l'introduzione prima di un concetto forte che è quello della variabilità. Se io faccio all'interno di uno stesso allenamento attività su più tecniche o su più elementi di uno stesso gesto, è più efficace che se faccio un allenamento dedicato solo ad un aspetto tecnico. Questo è frequentissimo. In tante discipline sportive si dedicano allenamenti a singoli elementi tecnici o a singole tecniche. Una delle più grosse introduzioni che è arrivata, ormai saranno passati però tanti anni, sarà forse 20 anni che si parlava di variabilità, da Smith, la sua teoria del 77, l'abbiamo vista in italiano nella prima volta nel 93 sulla rivista SDS. Ecco, il primo cambiamento è stato questo, pratica variata. All'interno della stessa seduta di allenamento è più funzionale lavorare su più tecniche o su più elementi di una stessa tecnica. L'altro aspetto è stato l'organizzazione di questa variabilità. È più utile dal punto di vista dell'apprendimento lavorare alternando fra loro le esercitazioni di diversi gesti tecnici piuttosto che fare una pratica per blocchi, prima una parte, poi una seconda parte e poi una terza parte. Alleno prima una tecnica, poi una seconda e poi una terza. Questo è quello che si fa tipicamente. Perché? Per aspetti di ordine mentale e di organizzazione del lavoro. Mentre è più efficace fare un allenamento un po' su una parte, un po' sull'altra, un po' su un'altra parte, poi di nuovo un po' sulla parte prima, fra di loro le esercitazioni sulla variabilità. Questo è risultato l'elemento determinante nell'apprendimento motorio, a lungo termine. A breve termine no, se io voglio fare una cosa, faccio solo quello, blocco, è logico che alla fine del periodo immediato ho un buon apprendimento. Se però la diluisco nel tempo, facendo variabilità, questo diventa più efficace a lungo termine. Non è così facile, addirittura, questo nel calcio, Williams, nel 2005, addirittura sfidare la tradizione, intitolato il suo articolo. Perché qua siamo nella tradizione. Qua siamo nella tradizione che io in un allenamento, io ho visto delle due bambine della ginnastica artistica Tirrenia, in 2 ore che sono stata lì, hanno fatto solo la rovesciata. Rovesciata sulla trave, rovesciata a terra, rovesciata sulla trave, rovesciata a terra. Quindi c'era un minimo di differenza che era la trave e il pavimento. Ma il gesto è sempre lo stesso, la rovesciata. Perché è più efficace? Perché quando io alterno più gesti tecnici o più elementi dello stesso gesto, continuo ogni volta l'atleta, quando salto da uno a quell'altro, lo costringo a pensare a quello che deve fare.
non sanno bene ancora perché. Hanno due ipotesi, una che si dimentica la soluzione precedente, quando io richiedo un altro compito dopo un po', sono costretto a ricostruire il piano di azione e questo rende più forte l'apprendimento. L'altro invece che in questa maniera c'è un maggiore approfondimento dell'elaborazione delle informazioni. Cioè, dovendo... E gli sfondi motori di cui parlava Bersa in... non è legato anche a quello? Non lo so se è legato agli sfondi motori di Bernstein. Io fra l'altro di sfondi Bernstein lo conoscevo per il feedback, di sfondi motori non ho mai trovato queste informazioni di sfondi motori. Ecco, però vedete, abbiamo delle conoscenze, adesso il collega ha delle conoscenze che non sono le mie, che fanno parte della sua esperienza e che ha utilizzato e che utilizzi probabilmente nel fare il tuo lavoro. Ecco i riferimenti. Bernstein, anni 40... Da Bernstein, quello che oggi si tiene, è derivato l'approccio ecologico, ad esempio. È un'altra delle teorie. Ci sono due teorie oggi di fondo nell'apprendimento motorio. Quella che usiamo più frequentemente è questa dello schema, perché prevede un controllo consapevole. È più facile organizzare un allenamento quando io so che cosa fare eseguire ed eseguo questo, do i rinforzi. L'altro approccio dei sistemi dinamici ipotizza che la persona risponda a quello che succede all'ambiente e questo spiega tutti gli sport in ambiente naturale, ad esempio. Quello che scende in canoa fluviale non ha il tempo ogni volta per adattarsi alle onde di pensare che cosa deve fare. C'è un sistema di riaggiustamento automatico. Oppure, io ho presente un filmato del pattinaggio artistico di coppia. Uno dei due cade, quell'altro recupera di nuovo la posizione facendo delle cose che nessuno gli ha insegnato. Ecco, ci sono questi due approcci. Ad esempio, uno riprende questo di Bernstein, ha questa derivazione di approccio ecologico viene chiamato, che però è difficile da dimostrare, proprio perché è un approccio che emerge dalle circostanze ambientali. La natura è piena di queste cose qui, Nessuno ha insegnato ai canguri a saltare. I bambini andare sull'altalena imparano da soli, e a seconda della lunghezza della corda, il bambino impara le spinte, non sta facendo un processo che dice, che sceglie i parametri, il grado di spinta da dare alla schiena, cioè lavora sulla situazione, sulla costruzione della logica ambientale. Ecco, questa è una di quelle cose che stiamo dicendo ormai da molti anni, ma non è facile cambiare, anche perché richiede un po' di elasticità mentale, cioè richiede ad esempio un'organizzazione in circuito. A volte è più facile concentrarsi su un elemento da solo. Ad esempio, io parlavo con un junior, ormai è grande, 18-19 anni, della carabina. Gli sport dei ragazzi, degli sport di tiro, molte volte non hanno un allenatore. Cioè si allenano da soli. Ecco, allora lui mi spiegava che si allenava da solo, io gli ho chiesto come pensi di organizzare e lui mi ha risposto: un giorno mi alleno a terra, un giorno mi alleno in ginocchio, un giorno sto in piedi. E io ho detto: non è la modalità più efficace questa, è più funzionale se tu dentro lo stesso allenamento fai almeno due di queste tecniche e almeno alternate fra di loro, non prima tutto a terra e poi tutto in piedi, tutto in ginocchio. Ecco, ti sembra di buon senso, e questa modalità, questa è una delle cose che non è facile passare, che riguarda proprio l'organizzazione degli allenamenti, anche dell'alto livello. L'alto livello poi lo fa variando proprio aspetti anche complessi della prestazione. L'altra è quella che vi dicevo, questo è atleti olimpionici, la correzione rapida di errori tecnici usando questo sistema che si chiama Old Way, New Way. E anche questo, anni fa, non so se qualcuno di voi si ricorda Bragagnolo, il primo allenatore della Simeoni, aveva messo in giro questa teoria di correzione dell'errore che prevedeva l'esasperazione dell'errore. Ecco, detta così, dove tu per correggere l'errore forzavi molto l'errore stesso e quindi dopo riuscivi a correggerlo. Questa è stata un'intuizione, che però in realtà non era solo un'intuizione, perché già Bragagnolo era stato in contatto con Singer, che si occupava di teoria di apprendimento motorio in America. Era il concetto della variabilità, che se l'errore sta dentro una gamma di variabilità limitata non è un errore, ti dà delle informazioni utili. Se invece è un'altra cosa, è logico che è un'altra cosa. Poi sono usati gli attrezzi più pesanti, ecco, poi sono stati abbandonati. Io credo che siano stati abbandonati perché non si sapeva
qual era il peso che poi portava ad eseguire un altro gesto, che cambiava troppo la struttura temporale, le accelerazioni del gesto, e allora non si era probabilmente in grado di verificarle. Perché invece se resta costante, se io ho la stessa struttura temporale, che è quella, il timing di un gesto, le accelerazioni, resta costante, anche se sbaglio qualcosina può non essere un errore, diventa un elemento di variabilità. Ecco, quindi qui addirittura questa fa sì che l'atleta provi l'errore, che faccia un confronto di sensazioni, si lavora sulla consapevolezza dell'atleta. Gli atleti sono esseri pensanti, che vanno educati non ad ascoltare istruzioni, a pensare a quello che devono fare, che vanno educati non a correggere un errore che gli dice qualcun altro, a rendersi conto se hanno fatto un errore quale e a trovarsi delle soluzioni. Io qui stiamo parlando di alto livello, ma vale anche per i giovani questo. Con l'alto livello è più facile, perché l'alto livello si allena in maniera individualizzata, diciamo, ed individuale. Con i giovani molte volte si lavora in gruppo e non è facile stare lì a chiedere a tutti quanti. Ecco, quindi questo è un altro degli aspetti interessanti, che consente di correggere degli errori tecnici in atleti che sicuramente la tecnica la sanno fare benissimo, ma che la bucano in certe situazioni, quando sono sotto stress ad esempio. Ecco, quindi fanno degli errori da principianti, oppure in situazioni dove non sono completamente in uno stato ottimale di forma, ad esempio. Questo potrebbe essere una situazione anche. La sicurezza delle scarpe, di cui si parlava oggi, è la sicurezza di avere le scarpe giuste. Se io solo ho il dubbio che le mie scarpe non sono molto buone, davvero rischio di mandare in tilt una prestazione, senza avere la certezza. E questo, vi dicevo, è la differenza, ad esempio, io ho scelto il feedback, ma la stessa differenza c'è per tutti i partner, che tipo di istruzioni do, che tipo di organizzazione del lavoro. Ad esempio, l'allenamento comportamentale, c'è molto feedback dall'allenatore. Invece nell'allenamento decisionale c'è una tecnica, quella è una tecnica di feedback proprio per gli atleti evoluti, bandwidth. Io ti dico che è sbagliato, ti do un feedback quando l'errore esce da una certa gamma. Se sbaglia qualcosa di tipo tecnico, ma è minimo, non ti correggo. Te lo dico però prima. Ti dico esattamente, guarda, io farò l'intervento correttivo se l'errore è di questo tipo. Tutto il resto va bene. Questo fa sì che l'atleta si debba auto riflettere sulla propria esecuzione. Tutta questa modalità stimola l'autonomia degli atleti. Gli atleti di alto livello dovrebbero essere autonomi, in genere lo sono abbastanza. Dovrebbero essere autonomi, non dovrebbero nemmeno aver bisogno di un tecnico, non può neanche esserci durante la gara. Ecco, quindi un atleta così va reso autonomo assolutamente, perché è lui da solo. Ad esempio, poche domande, molte domande, scarso uso di feedback video, molto uso di feedback video, ne ha parlato anche il professor Faina stamattina. Cioè l'atleta che si rivede lui, perché la visione dell'allenatore è un filtro. L'allenatore non è oggettivo, dell'esecuzione di un atleta vede delle cose, vede le cose che lo colpiscono di più, vede le cose che lui ha deciso di guardare. Quindi il video è un'informazione di ritorno molto oggettiva per l'atleta, dove l'atleta vede se stesso ed è l'atleta stesso che si guarda dove vuole guardare. Poi io vi farò vedere come descrivono la stessa disciplina sportiva due atleti. Sembrano due sport diversi. Bassa rilevazione e correzione degli errori da parte dell'atleta stesso, invece l'atleta che si cerca gli errori. Uno dei lavori più grossi che mi trovo a fare spesso con gli allenatori è quello di cercare di trattenerli quando dopo un errore vogliono subito dare la soluzione. Non solo dicono dov'è l'errore, ma anche dicono all'atleta che cosa deve fare. Per fortuna io sto lavorando in una situazione quasi ottimale, dove gli allenatori hanno capito questa situazione e stanno cercando di controllarsi e si rendono anche conto che gli atleti pensano. È buffissimo, perché a volte anch'io li ho compiti di preparatore agonistico, gli atleti mi parlano di tecnica e io ogni volta dico, ma di tecnica parlane con l'allenatore, non hanno il coraggio. Non hanno il coraggio perché l'allenatore, allora c'è un errore, subito l'allenatore interviene, loro hanno fiducia dell'allenatore, sanno che è preparato, però pensano con la loro testa anche a 15 anni, a volte non sono del tutto convinti che quello che gli dice l'allenatore vada bene e non glielo dicono.
Una delle cose che cerco di fare è di dire agli atleti che parlino con gli allenatori e di dire agli allenatori che ascoltino gli atleti, che diano il tempo agli atleti di parlare, prima di dargli subito un sacco di informazioni su quello che devono o non devono fare. Ecco, questo è un aspetto forte della, che stiamo portando avanti da molti, ormai da alcuni anni, nei corsi anche per allenatori. Il fatto di mettere al centro l'atleta, io capisco l'allenatore, è lì per quello, si sente anche lui di dover aiutare gli atleti, di dargli delle informazioni, però in realtà dal punto di vista del suo movimento è molto più utile aiutare gli atleti e ascoltarli, perché poi, soprattutto poi nelle squadre nazionali, dove si sa che dopo magari sono in 8 ma sono 4 che vanno a fare la gara, dove ci sono problemi poi anche di selezione, quindi a volte anche di competizione tra ragazzi della stessa squadra. Ecco, allora se non sono convinti è logico che stanno zitti. Un altro aspetto, questo forse c'è sempre come stato, che i ragazzi in nazionale hanno degli allenatori che sono in quel momento allenatori che dovrebbero essere i migliori, tra i migliori che ci sono in giro. A casa hanno un altro allenatore e gli allenatori nazionali dei giovani spesso si pongono il problema di dire: io lo cambio, ma poi il suo allenatore a casa cosa dice? Cioè, ad esempio, io ricordo che un'iniziativa bella, che quando si facevano i raduni nazionali anche, a volte erano invitati anche gli allenatori di casa degli atleti. Perché dopo chi continua a lavorare è un altro allenatore. E davvero vi assicuro che gli allenatori nazionali se lo pongono, perché poi chi va di mezzo al ragazzo che si sente dire quello che ti hanno detto sono tutte sciocchezze e tu ritorna a fare così. Ecco, quindi è lui che dopo cerca di accontentarli tutti e due dopo un po', cioè, e si trova in difficoltà. Ecco, quindi c'è questo aspetto che non è da sottovalutare. La comunicazione a volte non c'è nemmeno con gli atleti di alto livello rispetto con gli allenatori, proprio perché c'è sempre il problema poi della selezione, sì, di adatti. Generalmente gli atleti adattano le consegne alle indicazioni degli allenatori, fanno il meglio possibile di quello che pensano di poter fare. E vi faccio vedere adesso invece un po' di ricerca. Vi dicevo che la ricerca è partita dall'intervento. Robacci si è trovato ad affrontare una serie di situazioni di alto livello dove doveva aiutare gli atleti, ad esempio, a lavorare sulle abilità mentali, quindi il controllo delle arousal oppure la gestione delle emozioni. Noi stiamo lavorando, perché stiamo collaborando da diverso tempo con Anin, con questo collega, che su questo tipo di modello, dove il risultato è condizionato sia dallo stato cosiddetto mentale, che è quello fra virgolette più psicologico, e poi però anche dall'esecuzione del compito, cioè dalla tecnica. Sia il controllo mentale che il controllo dell'azione agiscono su tutti e due i versanti, perché se io mi sento sicuro della mia tecnica sono tranquillo. Se invece l'ultimo allenamento so che c'è qualcosa che non ha funzionato, vado in gara che sono sotto tensione, ad esempio. Questi aspetti incidono tutti e due, così il controllo mentale non incide soltanto sul mentale, incide anche sull'esecuzione della tecnica, e questo è quello che viene a volte con gli atleti di alto livello. E qui il rapporto con l'allenatore è indispensabile. Innanzitutto per capire cos'è la disciplina, quali sono le richieste, qual è la tecnica, se è possibile provare, capire qual è anche il senso del movimento. Io in questo sono fortunata perché ho una formazione da psicologa, ma poi ho fatto l'ISA, quindi anche una formazione motoria. Mi piace sentire che cosa, provare a sentire dove è possibile che cosa sentono gli atleti, che tipo di sensazioni sono implicate in quella disciplina. È l'età, perché vanno allenate. Non è che se io ti dico guarda in gara, controlla i pensieri, pensa a questa cosa qui, non funziona. È in allenamento che tu devi abituarti, allenare anche un certo tipo di controllo dei pensieri, di controllo delle emozioni, di controllo della tensione. La situazione di allenamento è molto diversa da quella della gara. Ed è lì che però vanno fissate anche dal punto di vista mentale oltre che tecnico. Allora uno dei problemi degli atleti è che in gara hanno un livello di tensione non alto, anche funzionale, qualche atleta ha bisogno di sentirsi teso, che in allenamento non riesce ad avere mai però. Molti vivono la gara e l'allenamento come due momenti completamente diversi, mentre l'allenamento dovrebbe essere in funzione della gara. Allora, in allenamento tu non sei mai teso, non senti mai le braccia per le gambe pesanti. Io ti faccio fare i piegamenti sulle braccia,
ti faccio venire le braccia pesanti dal punto di vista fisiologico, che sono simili alle sensazioni che tu vivi in gara. Frequenza cardiaca, in allenamento sono tutti belli tranquilli, è in gara che il cuore ti va a 150. Allora io in allenamento ti devo abituare, ti devo portare il cuore a 150 facendoti fare uno sforzo fisico e dopo tu riprendi in mano la tecnica. Ecco, quindi vanno allenate e qui ci vuole l'allenatore. Quindi è un progetto di lavoro che va fatto con l'allenatore. E poi quando si lavora in campo, ecco, se l'approccio è in campo si sta assieme agli allenatori, quindi si interviene. Tra l'altro io mi sono accorta, adesso non soltanto nel tiro a segno, ma anche in altre esperienze con altri sport, a volte mi capita di vedere errori tecnici, nonostante io non sappia niente, perché sono errori motori. Perché sono errori dal punto di vista biomeccanico, una testa storta, uno squilibrio, si vede dal punto di vista motorio, anche se non si conosce la tecnica, c'è un errore che riguarda la situazione motoria e che quindi si può vedere. Vi faccio vedere velocemente, perché questa è la cosa più semplice, controllo dell'attivazione, gestione della frequenza cardiaca. Questa è forse una delle cose più facili su cui lavorare anche con i ragazzini. Ci sono alcuni ragazzini che ce l'hanno da sola questa capacità. Questo è un lavoro che abbiamo fatto nel 2000, quindi però l'esperienza si risaliva ancora prima, non c'era ancora l'università. Questi erano i mondiali di tiro con l'arco, siamo già in gara, qui ancora potevano gareggiare col cardiofrequenzimetro. Anche questo, è logico che va costruito un rapporto di fiducia con gli atleti, perché un atleta che accetta di gareggiare con un cardiofrequenzimetro, che allora era una fascia proprio, insomma adesso magari ce ne saranno modelli in più, significa che crede in quello che si sta facendo insieme, quindi è anche un rapporto che si deve costruire. Queste sono le sei volée, le sei frecce, con l'allenatore sono stati cronometrati in allenamento prima, i tempi esecutivi, molti aspetti, l'aspetto del ritmo esecutivo, quando tutto va bene il ritmo delle sei frecce è quello che vedete lì. Fra l'altro la trazione al tiro, il draw, è il momento in cui l'atleta di tiro con l'arco sta facendo il massimo sforzo fisico, quindi dovrebbe avere una frequenza cardiaca alta. Lì c'è un abbassamento della frequenza cardiaca dovuta alla concentrazione. Questo è un fenomeno che è stato riscontrato in tutti gli sport di precisione. Quando io mi concentro su una mira si abbassa la frequenza cardiaca, nonostante lo sforzo fisico. Tra l'altro questo aspetto qui diventa determinante ed è una delle tecniche per abbassare la frequenza cardiaca. Una delle tecniche per abbassare la frequenza cardiaca è fissare un punto. Una tecnica per attivarla è guardare e muovere gli occhi rapidamente in giro, perché la fissazione determina automaticamente come respirare lentamente e profondamente. Il nervo vago, quindi c'è un meccanismo fisiologico che rallenta il battito cardiaco. Allora, qui siamo già in gara, queste erano le sei frecce dell'allenamento ufficiale. Poi è partita la gara, non solo si è alzata quello che è importante non è l'aumento della frequenza cardiaca. Adesso vi faccio vedere un altro grafico. Tutti hanno un aumento della frequenza cardiaca in situazione di gara. È funzionale la prestazione, un aumento della frequenza cardiaca. Qui l'atleta ha sballato il ritmo esecutivo della tecnica. Sono saltati tutti i suoi tempi tecnici assieme alla frequenza cardiaca. Quindi il problema, lo vedremo, non è tanto quanto il controllo della tecnica. Ad esempio, questi sono due atleti, allora tutti e due, anche questo riscaldamento, tiri ufficiali, gara, anche questo qui gli si è alzata la frequenza cardiaca, ma ha mantenuto, questa è la media delle sei frecce, ha mantenuto questo fenomeno tipico che è l'abbassamento della frequenza cardiaca in funzione del momento di trazione mira. L'atleta sopra è andato in tilt, ha sballato la tecnica, quindi non è, anche qui c'è la frequenza cardiaca alta, quindi non è la frequenza cardiaca il problema, è che questo modifica poi, si associa ad una difficoltà di tipo tecnico. E questi si allenano, ecco ad esempio questo è un lavoro fatto in allenamento, li vedete, per cui arciere esperto, quindi siamo a livelli di campionati del mondo questi, la situazione ottimale, non va bene se è troppo attivato, ma non va bene neanche se è troppo rilassato. All'inizio uno degli errori, tra virgolette, che vuole aver fatto la psicologia è far rilassare tutti. Ecco, gli atleti non tutti hanno bisogno di essere rilassati, neanche negli sport di precisione. Qualcuno ha bisogno di avere il giusto livello di attivazione. Allora, ad esempio, chi spara con la carabina
a volte mi dice che la frequenza va in tilt quando sente la frequenza cardiaca della carabina che si muove. Un atleta mi ha detto che quando sente la carabina che si muove si tranquillizza che la carabina lo stia aiutando. Quindi c'è un vissuto soggettivo, un'interpretazione cognitiva di una situazione fisiologica, e queste sono poi le emozioni. E anche questo è un lavoro fatto con un golfista del Volvo Tour, quindi un ragazzo che girava circuiti molto giovane, che cercava nel massimo circuito un professionista del golf, prima dell'apprendimento, dopo l'apprendimento. Fra l'altro i talenti, un po' di capacità individuali ce l'hanno. Questo ragazzo, 18 anni, con un cardiofrequenzimetro dietro qui, saliva col cuore, poi usava delle tecniche e diceva adesso sono a 60 pulsazioni. Quindi aveva una percezione ed era a 60 pulsazioni. Gli atleti forti sono forti perché hanno queste capacità, ad esempio questa consapevolezza delle proprie sensazioni fisiologiche. Comunque è stato fatto un discorso di apprendimento, questo riguarda il ferro, questo riguarda il pat, addirittura molto più forte l'incremento perché questo è l'ultimo colpo, quello da fermi. L'altro è un colpo che richiede movimento, questo è l'ultimo. Quindi prima dell'apprendimento, dopo l'apprendimento, quindi si impara a modulare la frequenza cardiaca. Gestione delle emozioni, vi faccio vedere anche qua. Questo è lo studio che poi serve però per lavorare direttamente con gli atleti. Allora, qui sono atleti livello medio-alto dell'atletica. Questo era, corrisponde a un profilo rievocato della loro gara ottimale. Gli si chiede, il giorno che hai fatto la tua gara migliore in assoluto, qual era la tua situazione emozionale? Rispetto a tensione, preoccupazione, fiducia, e poi in genere lì li abbiamo raggruppato, ma ci sono tante emozioni tra cui loro possono scegliere, perché questo è stato un aspetto forte di quel russo con cui stiamo lavorando, Anin, che ogni atleta ha delle cose molto particolari sia dal punto di vista delle emozioni sia delle reazioni fisiologiche. Ad esempio con gli arbitri, in un lavoro con gli arbitri di alto livello di pallavolo, lo sbadiglio per alcuni era un segnale di noia, per qualcuno era un segnale di attivazione. Lo stesso segnale fisiologico, qualcuno lo interpreta come spiacevole che ti danneggia, qualcuno lo interpreta come che ti aiuta. Quindi un aspetto, quello che sta emergendo, che è estremamente soggettiva. Poi per 10 gare, prima della gara, loro dovevano indicare sul loro profilo com'era. E si vede che la gara migliore è questa. Gli atleti sono molto consapevoli prima delle gare di qual è la loro situazione. Sanno come sono, quanto sono tesi, a cosa stanno pensando, quanto sono preoccupati, quanto si sentono motivati. Su questo si deve lavorare, perché se tu sai qual è la tua situazione, io ti posso aiutare a cercare di recuperare ogni volta la tua situazione ottimale. Posso tradurla in termini comportamentali. Hai bisogno di sentirti più teso o meno teso? Allora, se hai bisogno di sentirti più teso, vediamo come riesci. Hai bisogno di essere più concentrato. Cosa significa per te essere concentrato? Cosa pensavi? Quando sei concentrato a cosa pensi? Che cosa hai in testa? Cosa ti dici? Cosa ascolti? E cercare di ricostruire con lui questa situazione. Non si può non pensare a niente, Si deve pensare a qualcosa che ci aiuta a stare in quel momento, in quella certa situazione. Quindi anche qua, dalla consapevolezza, vi vengono fuori indicazioni di lavoro. Abbiamo anche costruito uno strumento sulle abilità mentali, dove l'atleta si valuta in base ai comportamenti e cerca poi di capire che cosa può fare. Recentemente abbiamo scoperto un mondo, i professionisti di biliardo. Abbiamo fatto un lavoro su un professionista di biliardo facendogli rievocare la sua prestazione ottimale, e dopo una gara, prima della gara ha fatto questo suo profilo e alla fine della gara si è dato una valutazione. Quindi era una gara internazionale dove lui si è dato una buonissima valutazione. Il suo livello emozionale, anche lo chiamiamo stati psicobiosociali, era molto vicino a quello del suo livello ottimale. Se non lo fosse stato, avrebbe dovuto cercare di recuperare quello stato. Entrare con la testa in gara non è una cosa così automatica, vuol dire controllare i pensieri, controllare il movimento, decidere se parlare o meno, se stare da soli, deve diventare qualcosa comportamentale, sotto il controllo dell'atleta. Cioè anche la gestione della gara deve essere sotto il controllo dell'atleta. Questo è il modello su cui stiamo lavorando. Tra l'altro abbiamo pubblicato recentemente in un numero speciale sulle Olimpiadi, perché questo è derivato da un lavoro fatto con un olimpionico e partendo da un problema, da una situazione che poneva di intervento. Infatti nel lavoro è citata anche questa frase, che è la frase dell'atleta.
Quando in gara arriva lo stress, cominci a perdere il controllo e va in panico. Tutto quello che hai fatto in allenamento e che conosci bene sembra sparito. Il tuo piano A non funziona, non funziona più. Devi velocemente passare al piano B, se ce l'hai. Ecco, questo è un olimpionico. Quindi lui dice, tu sparisce tutto quello che tu sapevi fare e che sai sicuramente fare. Il piano che hai, che era quello di fare un certo tipo di gara, è logico che non funzioni. Allora, questo approccio qui non nasce così da niente, nasce sulla base di due filoni di ricerca molto attuali, diversi, però che stanno mettendo entrambi in evidenza come la tecnica sportiva. Una tecnica è una catena di elementi connessi uno fra di loro, una serie di movimenti, una connessione di pezzetti di elementi che si collegano fra di loro. Tutti e due dicono questa cosa qua. Anin però sostiene che questa catena salute è estremamente soggettiva. L'atleta ha una sua catena e noi stiamo seguendo questo approccio perché è più convincente. Cioè parla di una struttura del movimento, ma dà lui quali sono gli elementi chiave della catena. E dice, ad esempio, come guidare in macchina. Inizialmente uno che comincia a guidare deve pensare a tutto quello che fa. Quando diventa automatico, tu hai solo due o tre elementi che controlli. Tutto l'altro poi parte uno e diventa tutto quanto il resto. Scusa Laura, quel lavoro di Bertollo sul biofeedback integra questa ricerca della zona. Quale hai visto? Bertollo che è venuto con Claudio sulla biofeedback che integra la ricerca della zona ottimale. Con dati fisiologici? Sì. Sì, quello che vi faccio vedere adesso, è la validazione del modello. Allora, questi sono due atleti della nazionale di Pistola, fanno lo stesso gesto. Gli abbiamo chiesto di descrivere la loro tecnica, che cosa fanno dal loro punto di vista. Hanno due vissuti della loro tecnica completamente diversa. L'allenatore è sicuramente un suo modello. Questo con i giovani io faccio ancora più fatica a fargli fare questa cosa perché loro sono molto più dipendenti dall'allenatore. Quindi la prima volta che gli dico descrivetemi la tecnica, mi dicono la cosa standard. Sono dopo io che cerco di dire ma cosa vuol dire per te scatto? Perché c'è tutta, poi c'è lo scatto. Allora ho scoperto che lo scatto per qualcuno è la pressione sul grilletto, per qualcuno lo scatto è l'appoggio su quale falange, per qualcuno scatto vuol dire tempo. E tutti usano scatto, tutti usano la stessa parola, che ha un vissuto personale completamente diverso. Anche l'allenatore gli dice controlla lo scatto, chissà che cosa starà pensando. Perché anche l'allenatore ha una sua idea di scatto, la parola scatto dà il suo significato della tecnica. Ecco, quindi due atleti, e il primo punto di quel modello è capire qual è la sequenza tecnica degli atleti, secondo ciascun atleta. Dopodiché è logico che in gara, guai se uno controlla tutto, si chiama paralisi d'analisi. Quando tu cominci a controllare tutto vai in tilt, non ci sono i tempi per fare. Però spesso è quello che viene detto in situazioni di difficoltà. Controlla, ricomincia i punti di controllo. Non può essere, soprattutto questo, non potrebbe ricontrollare tutto. E allora ognuno di loro deve individuare quegli elementi che quando cambia qualcosa scade la prestazione. E questi due atleti hanno individuato delle cose che sono diverse, sono strettamente individuali. Quindi l'aspetto su cui loro pongono attenzione, che per loro è determinante, è strettamente individuale. Queste cose vanno verificate e qui entra in gioco una fortuna nostra grandissima. Primo, di collaborare con uno sport dove sono fermi. Secondo, di collaborare con uno sport dove c'è un bersaglio elettronico che dà un punteggio preciso. Perché il problema della ricerca è questo qui. Avere qualcosa dove non riesce. Già col tiro con l'arco potrebbe essere più complicato, perché ne abbiamo discusso anche con Dario, ad esempio, però se io voglio lavorare sulla precisione, devo trovare un criterio più preciso che non sia dicotomico, è sì o no. E potrebbe essere la distanza dal giallo, diciamo, dove davvero si pianta la freccia, quella freccia di... che anche quello però è da pensare bene con i tecnici. Sono quelli di quello sport che dicono come si può rendere più preciso possibile quel punteggio. Perché discriminare fra 10, 9, 8, non c'è un atleta alto di alto livello fa prevalentemente 9 e 10.
quindi in realtà c'è una distribuzione che è tutta verso l'alto. Quindi il problema vero della ricerca è avere un'unità di misura efficace. Ecco, ad esempio in questo senso la medicina ha parametri fisiologici. Già la psicologia, che molto spesso usa autovalutazioni, è costretta ad utilizzare modelli statistici molto elaborati. Per poter essere credibile, la psicologia sta elaborando tutta una serie di analisi statistiche che sono sempre più complesse, perché c'è questo discorso della soggettività della risposta, per cercare di controllare tutto quanto. Dopodiché ovviamente vanno verificati questi punti, e la verifica viene fatta ad esempio facendogli fare un certo numero di colpi in cui l'atleta dice, dopo aver sparato, dice quanto ha controllato quell'elemento, dice anche quanto secondo lui è il risultato. Ma e dopo si vede. Quando controllano queste sensazioni, praticamente loro come fanno a controllare? Ah. Cioè, come fanno a fare la scansione? Cercano di fare. Loro hanno nella loro testa le percezioni corrette e poi fanno eccolo un confronto. Qua. Eccolo qua. Allora, qui emerge dalla matematica, dalla statistica emerge se le loro percezioni sono corrette o no. Cioè nel senso che se tu mi dici ho controllato, loro usano una scala Borg e ti dice qual è la percezione di controllo su quell'elemento tecnico che stiamo cercando di validare. In genere ne usiamo due elementi tecnici, questo, uno o due, diciamo, i grandi anche tre, gli adulti anche tre. Dopodiché tu mi dai una stima del risultato, quindi, e se pensi che l'hai controllato, molte volte ti dai anche una buona valutazione e poi vediamo il risultato vero. Quella è la correlazione fra il grado di controllo e il risultato. Quel ragazzo lì è uno della Junioris. Aveva quasi l'87%, vuol dire che lui era consapevole che quando controllava bene quel gesto, aveva effettivamente quell'elemento, aveva effettivamente un punteggio alto. Quando controllava male quell'elemento, il punteggio scadeva. Questo era un atleta della nazionale. C'è una correlazione sull'elemento che riteneva importante, una correlazione con il punteggio, bassissima diciamo. Allora, qui qual è il problema? O l'atleta non ha consapevolezza esatta del controllo, e allora su questo ci si deve lavorare, e qui è molto facile perché basta allenarsi, sparare senza vedere il risultato, e ti alleni tu a fare delle valutazioni sulle tue sensazioni. È uno stimolo a percepirti, e dopo il risultato diventa un feedback. Oppure quegli elementi di controllo, quegli elementi non sono quelli importanti per quell'atleta. Se succede così si cambia, si va a provare, vediamo se c'è qualche altro elemento tecnico che per te invece è davvero determinante. Ecco, la fortuna qui davvero che per fare ricerca è il fatto di avere un punteggio elettronico con i decimali, perché 10, 10 e 1 non è come 10 e 9, non è come 10 e 4. Sono tutti 10, però la sfumatura dal punto di vista matematico cambia di molto le cose. Addirittura da questi dati qui si possono fare dei modelli probabilistici, perché se tu mi azzecchi sempre io posso ipotizzare che quando mi dici 8 farai un buon punteggio. Quindi si possono costruire anche dei modelli di tipo probabilistico. Cinque minuti, le ultime due cose, questo è il modello. Allora, tradizionalmente, l'intuizione forte di questo modello è che tradizionalmente si distingue fra prestazione ottima e prestazione non scadente, perché siamo con atleti di alto livello, sottottimale, quindi non ottima. Si pensa che l'atleta, quando tutto va bene, sia lì, quando tutto va male, sia qui. Questa è la cosa, ci sono molti studi che dimostrano questo, anche dal punto di vista fisiologico. Nei tiri, nelle prove positive, l'atleta ha un certo tipo di risposta, quando invece è negativo ne ha altre, anche dal punto di vista fisiologico. Ecco, queste sono le due cose. Allora, se tutto va bene, io sparo in maniera automatica, si parla di flu. C'è un atleta che mentre spara canta finché la barca va, che va benissimo quando spara bene, proprio canta finché la barca va. Cioè, molti cantano mentre sparano, perché la tecnica ce l'hanno, anche questi che sono giovani ce l'hanno, la perdono qualche volta, però se sparano bene è la situazione ottimale. Se qualcuno di voi ha fatto l'atleta sa che a volte andava tutto bene, alta energia, giusta focalizzazione, mi sentivo bene, tutto va bene. Il contrario sia questo, controllo, allora comincio a stare male, comincio a stare a controllare tutto, l'energia scorretta, emozioni spiacevoli, comincio ad andare in ansia e sotto stress. L'intuizione è che ci sia un'altra possibilità, che è legata al controllo della tecnica o alla modalità istintiva. Allora, se tutto va bene, io sparo istintivamente e non penso a niente,
però c'è la situazione in cui riesco a fare una prestazione alta anche quando non stavo bene. Cioè, ci sono atleti che partono male, ma dopo vincono. Ecco, allora si tratta di capire che cos'è che consente di stare lì. E poi c'è la situazione in cui ero tranquillissimo, andava tutto male. Ecco, questa è la situazione. Abbiamo l'ipotesi che ci siano quattro quadranti, non solo queste due, che anzi la situazione più frequente sia quella. La situazione che tutto va bene non capita sempre nell'esperienza degli atleti di alto livello. A volte addirittura, l'ho vissuta anch'io quando ho giocato a pallavolo, ricordo dei muri in cui le mie mani mi sembravano grandissime, in cui sono stata per aria tanto, era una distorsione percettiva. Tutto da solo andava tutto bene, la trave delle ginnastiche che diventa grandissima. Distorsione non capita sempre così, la maggior parte è che tu sei sotto tensione. Qual è la certezza? Allora, se posso, io cerco, noi gli insegniamo le tecniche per controllare le emozioni, per controllare, di riportarlo qua, ma non sempre funziona. Allora, se non ci riesco, devo stare lì. E lì qual è la sicurezza dell'atleta? La tecnica. È molto più facile controllare la tecnica che le emozioni. Però non tutta la tecnica. Gli elementi chiave. Non puoi pensare a tutto. Devi controllare gli elementi fondamentali. Le ultime slide vi faccio vedere. Adesso stiamo validando. Vi dicevo, abbiamo la fortuna che sono fermi, perché è possibile addirittura fare delle analisi a livello encefalografico. Questi sono i quattro quadranti, i risultati, ad esempio, quadranti superiori, tutti e due prestazione alta rispetto a prestazione scadente. Quei quattro quadranti però ci danno anche altre informazioni. Quindi una volta noi prendiamo tutti questi tiri e li suddividiamo in base al punteggio e a quanto hanno controllato. Le emozioni sono piacevoli, sono alte qua, in tutti e due sono, lì sono più basse, ma il punteggio è rimasto alto. Quindi l'atleta aveva uno stato emozionale più basso, diciamo, ma è riuscito lo stesso. Il controllo, qui istintivamente, quando loro hanno dichiarato di averlo controllato, erano qua, di là c'è molto più controllo, la differenza è l'accuratezza. Quindi qua anche questa è controllata, ma è buona, però qui c'è minor accuratezza nel controllo degli elementi chiave. Vuol dire che hanno usato molto controllo per tutto, hanno utilizzato un controllo globale. Perché quanto bene hanno eseguito il gesto, la domanda sulla correttezza riguarda quanto prima di vedere il punteggio, quanto bene hai fatto quell'elemento, quanto l'hai controllato e quanto bene sei riuscito a farlo. Lì sono simili, la differenza è l'accuratezza, che noi attribuiamo al controllo su quegli elementi chiave. Anche qui c'è controllo, ma probabilmente è un controllo generalizzato. Adesso stiamo andando avanti perché abbiamo fatto anche un lavoro con un atleta internazionale di freccette. Questi sono micidiali, è un professionista anche questo, perché questi non devono fare sempre 100. Questi partono da 501 e devono andare a 0 e a volte devono tirare in 2, in 9, continuano a fare calcoli mentali. Ecco, abbiamo fatto questo lavoro anche sui punti chiave. Conduttanza cutanea, un parametro fisiologico. Questo è il livello 2 quadranti a destra, dove la prestazione istintiva, sia buona che negativa, c'è un dato fisiologico simile, che riguarda il controllo. Questi due sono i quadranti a sinistra, quelli del controllo. Dove c'è più controllo cambia la conduttanza cutanea effettivamente, c'è un'azione che è anche di tipo muscolare. Adesso siamo qui perché la possibilità, la testa è diversa nei quattro quadranti. Quello che succede a livello corticale negli atleti è diversa a seconda che loro abbiano controllato o non controllato, che siano in uno stato emozionale piacevole. 3 secondi prima del tiro, 2 secondi. 2 secondi la cosa vuol dire assenza di controllo, questa, 1 secondo. Quindi l'atleta nei momenti che precedono il tiro ha delle operazioni che ci dà la macchina, noi non saremmo mai stati in grado di vedere. Però questo modello in effetti si sta validando con misure che sono di tipo fisiologico. Conclusioni. Allora, obiettivi e risultati della ricerca scientifica vanno condivisi con atleti, allenatori e staff. Bisogna che siano convinti tutti, sennò diventa difficilissimo fare ricerca. Quindi anche un po' credo si debba anche spiegare bene, capire, cioè dare la sensazione che stiamo lavorando per dare una mano agli atleti. Perché solo la ricerca che porta pratiche che possono e vogliono essere adottate, cioè quando si decide di cambiare ci deve essere la disponibilità a cambiare, se no è inutile neanche mettersi. Cioè ci deve essere anche la disponibilità poi a modificare qualcosa della situazione, altrimenti possiamo fare tutta la ricerca che si vuole, però si fa fatica a concretizzarla,
E chiudo anch'io, credo, con quello che è uscito dagli interventi, che è fondamentale la collaborazione. La collaborazione tra chi fa ricerca in modo professionale, perché fa parte del suo bagaglio, e i professionisti, però, che sono quelli che lavorano sul campo e che hanno un'esperienza che può dare un grosso contributo anche all'impostazione e alla realizzazione della ricerca.